È raggiunta l'ora di resistere, è raggiunta l'ora di essere uomini, di morire da uomini per vivere da uomini. Questi sono gli ideali che hanno ispirato i fratelli Paolo e Francesco Pigozzi e la cugina Esther, che non ha ricoperto solo ruoli che abitualmente erano riservati alle donne, impegnate come staffette, infermiere e vivandiere, ma ha anche fondato una sua brigata. Paolo, Francesco, per gli amici Cecchin ed Esther, insieme a tanti altri che si sono sacrificati per la libertà, sono state figure importanti per la resistenza brugherese. Hanno raccolto giovani antifascisti sbandati per i quali sono diventati un punto di riferimento. Li hanno riuniti nelle brigate che hanno fondato, hanno coordinato le loro azioni e hanno cercato sempre di proteggerli. Il loro quartiere generale era la Cascina Modesta. Qui i partigiani dormivano nel salone della casa dello zio Antonio e nel fienile della cascina vera e propria. Il fratello, che abbiamo incontrato, ha scelto di non farsi intervistare, ma ci ha mostrato la stalla ormai in rovina, dove nascondevano le armi, lo spazio in cui gli americani avevano allestito il loro campo e la cassa che hanno lasciato prima di abbandonarla, piena di cioccolata. Ricorda con piacere il momento pomeridiano in cui condividevano il tè e parlavano della resistenza. Le ricerche che abbiamo fatto per conoscere questo momento importante della nostra storia ci hanno fatto riflettere anche sul nostro presente. Abbiamo capito che ognuno di noi applica una forma di resistenza, a volte anche inconsapevolmente, per poter combattere le ansie e le paure, che dopo vi racconteremo. Siamo però tutti sicuri che la resistenza va praticata collettivamente, solo così risulterà davvero efficace. Facciamo quindi nostre le parole di Sandro Pertini che dice: "Oggi la nuova resistenza consiste nel difendere le posizioni che abbiamo conquistato, Repubblica e Democrazia." Resisto alla rabbia. Resisto esprimendo le mie idee senza farmi influenzare dagli altri. Resistenza significa farsi coraggio e trovare in sé l'abilità per affrontare le difficoltà della vita. Resisto alla mia famiglia che mi stressa. Io resisto al bullismo. Per fortuna ora le cose vanno un po' meglio e ho trovato degli amici veri. Quando lo fai non la riesci più a smettere, eppure io sto resistendo all'autolesionismo. A scuola, anche se socializzo, mi capita di rinunciare senza provare a superare i miei limiti. Ho resistito al Covid ed è stato il periodo più brutto della mia vita. Ho dovuto rinunciare all'abbraccio e a condividere la mia vita con gli altri. Resisto alla nostalgia del mio paese. Un periodo della mia vita in cui ho dovuto resistere è quando un componente della mia famiglia è venuto a mancare per colpa di una malattia e io ho sentito un pezzo di me volare via. Resistenza è opporsi a qualcosa. Quando una persona cerca di resistere al dolore e allo stress. Io resisto alla febbre. Resisto con convinzione ad alcune scelte che considero in contrasto con la libertà della persona. Sono angosciata dalle sveglie che suonano per ricordare quale farmaco deve prendere e che mi ricordano i pericoli in cui va incontro. Nonostante tutto, la mia mamma è una partigiana che resiste alla malattia. Oh, partigiano. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Sono confusa perché non so ancora che cosa sono e che cosa voglio. No.